Buongiorno e ben ritrovati alla settima puntata di Il Caffè dell'Eco. Oggi, 16 gennaio 2021, parleremo di una croce delizia di questo territorio, un argomento enorme, vasto, pieno di spunti, che è quello del turismo. Una zona, la nostra Sibaritide, che io amo definire l'Olimpo in orizzontale, dato la nostra origine comune di tutta questa bellissima pianura con la Grecia, quindi con quella che è la cultura greca, che ha la necessità più che il diritto di tornare a splendere. E come può farlo? Lo può fare solo attraverso l'esplicazione massima della nostra bellezza. No, oggi parleremo di questo, in questa edizione così, se possiamo definirla, speciale. Ne parleremo con dei veri e propri professionisti di turismo, da guide turistiche, da operatori all'interno di agenzie di viaggi, con imprenditori, con ricercatori e con chi si spende in prima persona per la salvaguardia del nostro territorio e la salvaguardia anche delle nostre bellezze. Come primo ospite, già lo vedo in collegamento, inizieremo a parlare di quello che dicevo poc'anzi, di bellezze e di quello che questo nostro territorio può rappresentare e può esplicare. Direttamente da Milano, se non erro, non vorrei sbagliarmi, con Giuseppe Sommario, presidente dell'associazione A Sud e uno degli organizzatori, forse il principale organizzatore, non me ne vogliono gli altri, del Festival delle Spartenze. Buongiorno Pino, o Giuseppe, Buongiorno. Ci conosciamo molto bene. Come va? Va come bene, va? va bene. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Insomma, sì, sono il direttore del festival, il vicepresidente dell'associazione e in questo momento sono a Roma, a Milano purtroppo per le note vicende, e, insomma, è meglio stare un po' lontani in quegli ultimi mesi, diciamo. Sì, io inizierei subito a parlare di questo nuovo progetto di cui tu mi dicevi, di cui tu mi parlavi, di un master, cioè il turismo delle radici. Parlaci di questo ambizioso e bel progetto. Beh sì, intanto è il primo master che si attiva in questa disciplina in Italia. Credo che anche in Europa non ce ne siano in tal senso, forse, però questo non sono sicuro. In Italia sicuramente è il primo ed è una nota di merito il fatto che venga attivato dall'Università della Calabria. È un master che mira in qualche modo a creare delle figure professionalizzanti per un segmento molto particolare del turismo, che è il turismo delle radici, che ovviamente è una forma molto particolare di turismo, forse in alcuni casi, per esempio, io ho sempre resistenza a chiamarlo proprio turismo perché è un viaggio alla ricerca della propria storia personale e collettiva e riguarda molto i borghi, le aree interne, perché sono i viaggi che i discendenti degli tanti italiani che sono partiti tanti anni fa fanno alla scoperta di quella che era la casa, la chiesa dove si è sposato il nonno, la casa dove è nato il padre, i luoghi della memoria familiare che diventano poi luoghi di una storia collettiva, i luoghi di cui hanno sentito parlare nei racconti dei propri nonni o delle nonne, le ricette che le nonne gli hanno insegnate vengono a scoprirle nei luoghi in cui tutto nacque.
come dicevo prima, riguarda propriamente i territori delle aree interne, i piccoli borghi, perché, come sapete bene, la gran parte dell'emigrazione ha riguardato le aree interne, ha riguardato i borghi, che sono sempre più, come dire, borghi fantasma in via di abbandono, proprio perché ancora oggi da queste terre si continua a partire. E E quindi. proprio per questo è forse anche bene, nel tuo festival c'è anche questo spirito di ritrovare e di avere l'orgoglio delle proprie radici. Forse per un periodo, anche per determinati pensieri, lasciamo il termine mainstream, parlare delle proprie radici c'era anche una sorta di vergogna, di colpa, mentre le nuove generazioni. Io lo faccio l'esempio su Rossano. Quando c'è, purtroppo adesso con la pandemia, si è vissuto di meno, ma quando c'è la ricorrenza dei fuochi di San Marco, i giovani letteralmente impazziscono perché ritornano allo scianichetto di vino, al vicoletto del paese, parliamo del centro storico di Rossano in questo caso. Quindi c'è anche. Tu che sei anche a contatto con ragazzi quotidianamente, questo riavvicinamento, cioè i giovani che stanno dando anche un esempio ai più grandi. Beh, questo hai perfettamente ragione, e poi magari sarà argomento di un'altra puntata, questo per parlare un po' in realtà dell'identità doppia, multipla, che insomma che contraddistingue i discendenti, ma anche gli emigranti che sono andati via da queste terre. Ed è vero quello che dicevi tu, cioè i fuochi di San Marco, in realtà sono come dire, gli elementi simbolici attorno ai quali una comunità costruisce la propria identità, no? Costruisce il proprio senso di comunità, il modo, cioè, per Rossano può essere i fuochi, ma può essere anche la festa della Chiropita, per Copalate, per esempio, la festa di Sant'Antonio che sarà dopodomani, per Caloveto quella di San Giovanni che è Sì. oggi, no? Quindi intorno a queste che poi sono le feste del Santo Patrone, che sono come dire, una religiosità popolare che diventa anche senso di stare insieme. E questi sono, e quindi che mettono insieme perché nelle feste si mette insieme, come dici tu, Sciannichelli, si mette insieme l'elemento in qualche modo storico religioso, si mette insieme lo stare insieme, il vino, la musica, sono tutte come dire elementi che servono a costruire l'identità di una collettività, quindi il senso di appartenenza. E i fuochi da i rossanesi si riconoscono nel fuoco di San Marco, quindi in quell'occasione è un modo per, come dire, fare appello a quello che è il proprio senso di appartenenza rispetto a un territorio. E i giovani stanno riscoprendo perché? Perché, come dire, le seconde sei generazioni, oltre, come dire, ad avere un senso di repulsione rispetto, cioè, dovevano superare anche il conflitto generazionale. Perché i figli, come tu sai bene, no? Hanno sempre un conflitto anche con i genitori, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. I nipoti, quindi sono le terze e quarte generazioni, hanno, come dire, hanno meno conflitti familiari e quindi sono molto più disponibili poi a riscoprire quella che è la storia personale. Proprio riscoprire le storie personali in conclusione di questa nostra bella chiacchierata, parlaci un pochino del Festival delle Spartenze, perché io sono sincero, non perché ti ho di fronte, ma è un festival che deve essere conosciuto ancora di più perché ci parla delle nostre radici. E io sono rimasto innamorato della Notte dei Ricercatori, che spero possa essere ripetuto in ampia scala, un'idea bellissima, cioè dei ricercatori universitari calabresi in giro per il mondo che tornano e descrivono e parlano di ciò che è il loro quotidiano nelle università, nelle aule, ed è qualcosa di bello, come delle schegge impazzite che vanno a riscaldare la conoscenza, la scienza, la filosofia, la storia. Parlaci di questo festival e di quali sono i progetti futuri. E di pensare già alla prossima edizione, sperando con meno restrizioni per via del Covid. Beh, il festival nasce proprio con questa idea, anche un'idea, come dire, di risvegliare un territorio e di portare turismo su un territorio. In questi 5 anni abbiamo fatto anche questo, no? Sono venuti anche numeri non di migliaia, però insomma non di centinaia di migliaia, però siamo arrivati in 5 anni ad avere qualcosa come fra i 7 e i 10 mila visitatori nei piccoli borghi, che sono tantissimi.
Quindi, come obiettivo c'era quello di rianimare, sia pure per poco tempo, poco spazio del festival, puntare i riflettori su quelle che sono le aree interne, i borghi che sono colpiti fortemente dall'emigrazione. Creare una rete, come dicevi tu, fra chi è partito e chi è rimasto, no? I rimasti, le restanze e le partenze. E all'interno del festival, che ovviamente vive di momenti di cultura, dibattito, cinema, teatro, abbiamo attivato da 3 anni la Notte dei ricercatori italiani nel mondo, che è questa sorta di laboratorio, prove tecniche, un laboratorio per un possibile ritorno, lo possiamo chiamare, e ti annuncio una prova bellissima, come tu hai anticipato, è anche emozionante vedere, di solito il laboratorio lo facciamo alla di Santa Maria ad Gruttam, che è fra Paludi e Cropalati, quindi uno spicchio sperduto di Calabria. Se Paludi e Cropalati sono già sperduti, Santa Maria ad Gruttam è più sperduta ancora. Ed è emozionante vedere in questo spicchio di Calabria convergere ricercatori che lavorano, come dicevi, presso le più importanti università del mondo. Quindi vedere animare i dibattiti la mattina, incontrare i ragazzi a scuola e poi vederli la sera nella presentazione tutti insieme che raccontano una biologa bravissima che lavora all'Istituto Pasteur di Parigi, che adesso sta lavorando al vaccino, che ti racconta come funziona il sistema immunitario. Un filosofo. Chi lavora il fisico che lavora dall'altra parte del mondo in America, che nel 2017 lavorava con il team che ha vinto il Nobel, cioè tante intelligenze calabre e non solo calabre, perché comunque è vero che arrivano dalla Calabria perché è più vicina, però abbiamo avuto anche toscani, addirittura anche un abellunese. E ti anticipo, quest'anno ci sarà, insomma, speriamo a Dio piacendo, ci sarà, e ti anticipo che la notte dei ricercatori italiani, almeno la prima giornata, sarà dedicata tutta a Dante. Quest'anno sono 700 anni di Dante, quindi con la collaborazione con la società dantesca di Quindi con Francia, Vincenzo Piro, perché lui è. con Vincenzo Piro, che sarà sicuramente dei nostri, ma ti dirò che ci saranno altre università interessate, ci sarà una lettura multilingue con l'Università di Toronto, saranno tutti chiamati, alcuni dei più brillanti ricercatori italiani, calabresi e italiani, saranno chiamati a relazionare, a conferire su Dante, e in particolare abbiamo chiesto loro di lavorare su quei passi della commedia in cui Dante parla della sua nostalgia per la sua amata Firenze, no? Quindi il tema è sempre il ritorno, la possibilità di ritorno e la nostalgia per la mancanza della patria. Perfetto. Allora, Pino, ti ringrazio per questa bella chiacchierata e sicuramente ci saranno tante altre occasioni e chissà, magari un progetto insieme all'Eco dello Ionio, perché ricordiamo, questa notte dei ricercatori come il festival può creare anche turismo e può creare soprattutto un'attrattiva per il nostro territorio. Grazie mille ancora. Grazie a te, sicuramente faremo un progetto insieme. Adesso poi dopo, nei prossimi giorni ci mettiamo a E ne tavolino parleremo e vediamo con molto piacere. che eco possiamo disegnare. Un abbraccio. Ciao. Torniamo in diretta qui dagli studi dell'Eco dello Ionio e io passerei immediatamente al prossimo collegamento. Oggi stiamo parlando di turismo e di quanto questo turismo possa esplodere, possa raggiungere delle vette che questo territorio merita. Siamo in collegamento con il prossimo ospite, dalla regia vi dico se gentilmente può accendere la telecamera perché appare soltanto in questo momento, il logo e non la chiamata vera e propria. Parliamo con con chi realmente è quotidianamente realmente sul campo e chi ha quindi parleremo con le agenzie turistiche. In questo caso parleremo con il titolare dell'Andirivieni Travel, Antonio Tedesco, che ci parlerà di un bellissimo ed interessante progetto. Ecco, benvenuto Antonio Tedesco, buongiorno.
Buongiorno, Stavo buongiorno a voi, buongiorno. presentando questo bellissimo, interessante progetto Welcome to Italy, cioè si tratta di un portale online in cui la vacanza potrà diventare un'esperienza per chi deciderà di soggiornare in uno dei luoghi più belli della Calabria, che in questo caso è la Sibaritide. Welcome to Italy, ricordiamo, nasce dalla collaborazione tra Welcome Travel Group, Alpitour e le agenzie partner, tra cui Andirivieni Travel. Ma per saperne diciamo qualcosa in più, ne parliamo direttamente con lei. Quindi di cosa si tratta in grandi linee questo bel progetto? Questo è un progetto nato soprattutto per andare incontro al cambiamento del turismo, perché il turismo sta cambiando e ogni tour operator, operatori si organizzano al meglio per andare incontro all'esigenza dei clienti. Quindi questo progetto nasce da una grande esperienza anche di Portale Sardegna che si è proposto a questa startup in collaborazione con Welcome e con Alpitour di estendere questo progetto sull'area nazionale in tutta Italia. L'hanno chiamato Welcome to Italy. E come funziona? Questo progetto che opera in tutta Italia, ogni località poi c'è uno che produce prodotto da caricare sulla piattaforma affinché il cliente, ma prima di tutto questa startup e questa piattaforma sarà aperta a 1300 agenzie di viaggio che fanno parte del gruppo Welcome. Successivamente sarà aperta al cliente finale, dove ne può accedere e sarà esportata dalla piattaforma in tutto il mondo. In tutto il mondo. Il cliente può costruirsi, può cucirsi un viaggio su misura. Che significa questo? Che nel momento in cui si affaccia sulla Sibaritide a 3 giorni, può scegliere di fare delle esperienze sul territorio, quindi dormire, mangiare, escursione di un giorno, di mezza giornata o di più giorni. E tutto ciò lo può costruire in pochissimi minuti, in quanto già esistono delle piattaforme, ma non hanno tutti questi prodotti che diciamo noi tutti insieme. E la cosa importante è che poi hanno un supporto sulle aree prescelte di un local manager, definito local manager, che dà a loro assistenza. Quindi un progetto molto innovativo. Perché questo? Perché i corridoi del turismo nel mondo non sono fruibili, quindi c'è questo interesse anche verso l'Italia, ma anche verso il sud, dove molti tour operator si stanno affacciando. Quindi questo ci dà speranza che noi possiamo ripartire. È una cosa bellissima perché siamo alla ricerca delle cose e di prodotti non usuali. L'interesse, per esempio, caricare le esperienze particolari che non sono sui circuiti. Gli attrattori dei territori, no? Le manifestazioni non conosciute dei territori. Ad esempio, facciamo un esempio: noi magari conosciamo solo determinate cose del nostro territorio, però poi ci dimentichiamo che ne abbiamo tante altre belle che possiamo vendercele. Faccio un esempio: Fuochi di San Marco non è un evento per i turisti, è un evento per noi, ma questo noi ce lo dobbiamo vendere, no? E come i Fuochi di San Marco, sul territorio ci sono tantissime vendite. E quindi noi siamo quelli che diamo supporto a questa piattaforma di caricare i prodotti. Poi venderemo anche gli alberghi, venderemo l'agriturismo, ma l'obiettivo importante è caricare attrattori identitari sul territorio, affinché il cliente ci scopra con Sì, facilità. proprio su questo tema, l'identità, e proprio lei ha fatto un esempio palese, che sono i Fuochi di San Marco. Ne parlavo nel collegamento precedente, che è cresciuto tanto e può essere venduto, ma può essere anche, permettetemi di dirlo, non dico destagionalizzato, come deve essere destagionalizzato il turismo nella nostra zona, nella nostra area, ma deve essere venduto.
perché rimane ad appannaggio dei rossanesi, di chi è di Corigliano, dei giovani di Rossano e di Corigliano, mentre può diventare realmente un'attrattiva fondamentale. Deve diventare un'attrattiva, perché poi hai detto anche una cosa importante: destagionalizzare i periodi. Ma queste cose ci aiutano a destagionalizzare i periodi, perché i fuochi di San Marco non sono a Ferragosto. E quindi la cosa importante è caricare questi eventi, che questo ci aiutano a portare il turista sui territori. Perché oggi, cioè, non serve solo quel museo, serve tutto affinché ci possa far crescere l'interesse. Chiaro che noi questo lo facciamo e noi ci crediamo perché viviamo di questo e facciamo questo. Ma la cosa importante è che le istituzioni locale, provinciale o regionale capiscono che noi abbiamo bisogno che ci costruiscono anche un marchio di identità di un territorio, che costruiscono un'identità precisa di un territorio, perché noi non siamo conosciuti su quest'area, quindi questo lo deve fare la regione, lo deve fare la provincia in collaborazione con i comuni, perché questa è una cosa importante. Perché questo ci aiuta a farci conoscere, quindi creare un brand del territorio, perché noi non abbiamo un brand su questo territorio. Quindi noi ci prodighiamo a fare quello che abbiamo detto, però abbiamo necessità che anche chi è preposto a fare determinate cose le faccia, perché noi ne abbiamo bisogno. Allontaniamoci un pochino da quello che è il discorso turistico. Lei prima diceva che il turismo, come tutto il mondo, sta cambiando. La causa di questo cambiamento sappiamo benissimo che è il Covid. Voi come comparto, le agenzie di viaggio sicuramente siete tra le più colpite. Si parla di ristoratori, si parla di tante categorie che devono ricevere una sensibilità anche da parte del governo, degli enti, sia regionali che provinciali. Ma le agenzie di viaggio sono palesemente, come tutto il comparto, quelle più colpite. Lei però ha sempre, quando abbiamo avuto occasione di parlare, vi ho visto sempre caricato anche, cioè, come diceva Einstein, le crisi devono esistere nell'essere umano perché senza la crisi non ci può essere una reazione. Qual è la ricetta Sì, per e ripartire? di non arrendersi. Non bisogna arrendersi, è vero, e soprattutto. No, bisogna credere in quello che si fa, perché in questo momento, facciamo l'esempio di questo progetto. Questo progetto in questo momento ti fa solo fare spese, ti fa fare spese, non ti fa guadagnare, ma noi siamo qua a cavalcare questa opportunità. Non perché non abbiamo meglio da fare, perché non abbiamo nulla da fare e quindi dobbiamo cavalcare questa possibilità. Quindi non bisogna arrendersi. Chiaro che non ci arrendiamo, però abbiamo bisogno che ci fanno la puntura, no del Covid, che ci fanno la puntura vera, perché fino adesso ne parlano sempre, adesso parlano sempre del turismo, ma in realtà noi non abbiamo visto nulla. C'è qualcuno. Anche se qualcuno dice, ma il turismo qualcosa l'ha avuta, io posso essere garante che noi non abbiamo avuto nulla, oppure se abbiamo avuto delle briciole. Noi abbiamo mezzi, uomini e sistema fermo. Quindi se non ripartiamo, noi abbiamo decine e decine di dipendenti, non produciamo più ricchezza non solo per noi, ma anche per i dipendenti. E quindi questo è veramente un problema. Poi noi produciamo anche. Facciamo un servizio di dare un servizio al turismo. Cioè, che significa? Che noi a 360 gradi diamo servizio alle strutture alberghiere e anche ai tour operator che si affacciano sulla Sibaritide. Quindi trasporto, macchina a noleggio, le bici a noleggio. Abbiamo tutto ciò che serve a un turista. Ma se non c'è il turismo, cosa facciamo? Cioè, noi siamo morti. Cioè, noi ormai è un anno e siamo al collasso. Cioè, e purtroppo sul nostro territorio, devo aggiungere perché è importante chi ci ascolta, le istituzioni locali non ne parlano di questo tema. Questo è un tema importante che va affrontato, perché
Io capisco che abbiamo la problematica del Covid, però dobbiamo parlare del futuro del nostro territorio, perché se poco poco si arriva alla luce nel tunnel, noi dobbiamo essere pronti, quindi ognuno deve fare il suo, cioè non ne parla nessuno di questo problema e dire ma cosa dobbiamo fare aspettando che passa il Covid nel settore del turismo? È così. Allora, il tempo purtroppo è tiranno in questi casi, ma ci saranno sicuramente delle altre occasioni per risentirci e per parlare di quello che deve essere, ripeto, un fiore all'occhiello di questo territorio, con la speranza che finalmente in questo luogo di Calabria si riesca a capire, soprattutto deve partire da noi stessi, che abitiamo in un luogo in cui la storia è nata, in cui c'è tutto per creare bellezza, per creare ricchezza e per farci apprezzare nel mondo. La ringraziamo e le diamo Certo. appuntamento per una prossima volta. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie, buona giornata, salve. Salutiamo Antonio Tedesco dell'Andirivieni Travel e, bando alle ciance, passiamo immediatamente al prossimo ospite. Abbiamo parlato con Giuseppe Sommario, che ci ha parlato di questo bel progetto di un master di un turismo che deve ripartire dalle radici. Poi abbiamo sentito in viva voce Antonio Tedesco dell'Andirivieni Travel. Adesso andiamo immediatamente in collegamento con chi è in prima persona in questo chi sfida in prima persona quelle che possono essere le difficoltà di fare turismo nel nostro territorio. Siamo in collegamento e diamo il buongiorno al dottore Michele Abbastanza. Buongiorno Michele. Forse c'è in questo momento non lo sento bene. Michele, ci sei? Sì, Eccomi. ciao, ciao Allora, Joseph, ciao. stiamo parlando di come fare esplodere, come aumentare le capacità del nostro territorio. Purtroppo, tante volte, forse troppe volte, ci sentiamo dire che il nostro territorio ha dei peccati originali, le infrastrutture e via dicendo. Delle volte diventa questo un alibi, perché ci sono anche forse delle problematiche anche maggiori. Tu da guida turistica, che vivi, che tocchi con mano la carne viva, proprio lo vedi il turista che arriva. Quali sono le problematiche che abbiamo in questo territorio? Dunque, allora, una delle primissime problematiche è il fatto che comunque sia una zona poco conosciuta, per cui di contro molto spesso succede che delle persone vengono qui in via sperimentale e poi scoprono dopo di vedere un luogo che non è affatto male, che ha delle cose molto interessanti da proporre. Ovviamente poi quando la gente dalla struttura ricettiva si sposta e inizia ad andare in giro, innanzitutto trova delle scarse informazioni e se non conosce già cosa andare a vedere, difficilmente scoprirà delle cose o quando le scoprirà, ovviamente dirà ma come mai non è stato segnalato? Come mai in struttura non ci hanno detto niente? Come mai in giro si vedono pochi messaggi pubblicitari? E poi, soprattutto, invece, chi ha l'obiettivo di arrivare a vedere un qualcosa che aveva già appuntato in agenda, trova comunque la difficoltà della segnaletica. Quindi appunto la comunicazione è uno dei problemi più gravi Ma di Michele, questo territorio. proprio parlando proprio di turisti, dato che tu ci sei a contatto,
Qual è stato il complimento più bello e invece il punto dolente in cui il turista, il forestiero si è soffermato? La tirata d'orecchie che ci hanno fatto. Dunque, il complimento più bello, vabbè, essendo... Si Sì, sente? ti sento. Bene, bene. Allora, il complimento più bello, solitamente quello più... Io, riporto quello che mi ha fatto un personaggio noto, cioè Gianni Morandi, che è quello che poi ricordo più con affetto, no? Però ha ripetuto quello che poi solitamente mi hanno detto anche altre persone, cioè quello di essere chiaro, preciso, di spiegare bene, insomma, la storia del nostro territorio e appunto di usare parole magari anche semplici che poi si ricordano, Sì. E invece qual era l'appunto che facevano sul negativo sulla nostra, sul Rossano, sul Corigliano, sulla Sibaritide? ecco, una delle cose più importanti è proprio la questione della segnaletica. Si Sì, sente? ti sento bene, vai, vai. Allora, loro notano molto la mancanza di una buona segnaletica e quindi anche di informazioni ricevute nelle varie strutture e poi notano tanto ovviamente il problema della spazzatura spesso, Sì. no? Cioè comunque, soprattutto nella zona della 106, perché noi possiamo... Cioè, ovviamente noi abbiamo avuto problemi, in momenti in cui c'erano problemi per quanto riguarda, la spazzatura, però anche momenti buoni. Però comunque notano spesso, venendo dalla statale, che appunto non è ben curata. Questo sì, questo sono le due cose più importanti. Poi tu sei Però spesso la segnaletica, sì. Poi tu sei molto, diciamo, attivo. Se non erro, hai un'associazione, ce ne vuoi parlare di quelli che sono i tuoi Sì, progetti? la nostra associazione si chiama Insieme per Camminare ed è l'associazione che gestisce, scusatemi, il Museo Diocesano e del Codex. Però ovviamente oltre alla gestione diretta di questo importante museo, offriamo anche visite guidate nel territorio, insomma, e strutturiamo anche degli itinerari, no? Offriamo alle agenzie, ai tour operator, delle cose da vedere, ecco, cerchiamo di fare un po' di promozione del nostro territorio, a dire guardate che il nostro territorio non è vero che non c'è niente, ma ci sono tante cose belle da vedere e spesso oltre a quelle note ovviamente che sono il castello e il museo del Codex ci sono anche tante altre cose belle da vedere e da scoprire e anche noi stessi siamo impegnati tante volte a cercare di rendere fruibile, perché questo è uno dei problemi appunto del territorio, la fruibilità, quindi cerchiamo di rendere fruibile i luoghi di cui noi appunto ci stiamo prendendo cura dal punto di vista promozionale. Poi Michele, ti lascio tra poco ti lascio perché purtroppo il tempo stringe, però volevo salutarti con una frase di un restando, cioè parlando, allora purtroppo nema profeta in patria, purtroppo chi ama il nostro territorio, chi ha anche a cuore storicamente, artisticamente la nostra città, tante volte si trova di fronte a parlare con dei muri. Tu parli Rossano, è bella tutto. Ti dico, ma cosa, Rossano non c'è niente, cosa stai dicendo? C'è questa frase bellissima che ringrazio Marco Le Fosse per avermela fatta scoprire. Sono passati più di 10 anni. Rossano è al centro del mondo, non per essere, diciamo, bizantino-centrici, a differenza di, per non parlare di Corigliano, facciamo Corigliano Rossano è al centro del mondo, aggiorniamola. È la città del sole descritta da Campanella, la sede dell'Accademia dei Spensierati e Naviganti. Poi dice, al di là del Cino ad est, annica ad ovest, dallo Ionio a nord e la selva Silano a sud, c'è solo l'inesistente, l'astratto e l'inconcreto, c'è una terra di nessuno, abitata da soli barbari. Questa è una riflessione. Noi siamo al centro del mondo, siamo una potenza per quanto riguarda la bellezza, l'arte, l'architettura. Qui è nato il mondo a Sibari, tra Sibari e Crotone. E penso che soprattutto tu come guida sei anche un ambasciatore e ti ringraziamo per quello che fai.
perché bisogna farlo capire, soprattutto ai rossanesi, ai corigliano rossanesi e poi chi viene dopo, che siamo dei privilegiati. Ma guarda, Joseph, nel nostro lavoro noi non ce la sentiamo spesso di dire che siamo i migliori al mondo, perché poi guardando la realtà, certo che ci sono altri centri, ci sono tanti, diciamo, chi gira, chi viaggia, sa di cosa stiamo parlando, sa l'importanza o il valore delle cose che va a vedere. Molto spesso ci sono delle persone che vengono qui da noi che hanno già visitato il resto del mondo, quindi vengono molto. Noi abbiamo un turismo di gente anziana, perché prima si dedica a vedere il resto del mondo e poi arriva qui in Calabria, e compreso anche la nostra zona, ovviamente. Per cui esaltare al massimo, dire siamo al centro del mondo, spesso non lo facciamo. Però nemmeno quello che ci preme sottolineare è che non siamo gli ultimi poi a tutti gli effetti, perché non è così. Quindi noi ci troviamo in una situazione, Al di ovviamente, là come del dicevi tu, solito luogo dove comune, mare, collina, montagna, 10 km, abbiamo tanto. Che è importante, attenzione. Abbiamo tantissimo. Sì. Va bene, ringraziamo. Ovviamente questo tanto però va dimensionato, come dici No, no, io? vai, continua, continua, scusami. Ah sì, dicevo, questo tanto va incartato per bene, Sì. nel senso che comunque va creato un contesto, come cerchiamo noi di fare, e va offerto al turista. Il messaggio è proprio questo, noi stessi diciamo che in Ci questo territorio c'è creiamo, ci ben sabotiamo poco. da soli, diciamo. Sicuramente, sicuramente. E quando però poi dopo si fanno questi tipi di slogan, siamo i migliori e tutto il resto, bisogna comunque spiegare, bisogna saper incartare bene i contenuti e offrirli al visitatore che viene qui da noi. E sono occasioni che non dobbiamo perdere, perché comunque bisogna saper bene comunicare con il visitatore e fargli conoscere un pezzo di storia che purtroppo viene spesso dimenticato. Allora, Michele, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni per risentirci, rivederci e soprattutto Grazie mille. essere un pungolo per la nostra città, per il nostro territorio. Certo, Grazie ancora, certo. Michele, ti auguro una buona giornata e in bocca al lupo a tutti e due per la partita di domani sera. Non diciamo di quale Sì, scaramanzia speriamo. siamo per scaramanzia. Ma si giocherà qui il derby d'Italia, ma sarà un altro discorso. Grazie mille ancora. Grazie a te. Ciao. Torniamo qui in diretta dagli studi dell'Eco dello Ionio e andrei subito con l'ultimo collegamento che andrà a chiudere questo speciale. Oggi non voglio parlare di bollettini, non voglio parlare di Covid. Oggi è importante andare ad analizzare quelle che sono le possibilità di questo territorio. E lo facciamo con l'assessore al ramo del comune di Corigliano Rossano, Tiziano Caudullo. Benvenuto e buongiorno, assessore. Buongiorno Joseph, buongiorno a tutti. Allora, nei collegamenti che hanno preceduto quest'ultimo, abbiamo parlato un po' con gli imprenditori delle agenzie di viaggio, con la guida turistica, con il professore universitario. Adesso parliamo con le istituzioni. Penso che voglio fare un ragionamento più che una domanda, e sono sicuro che l'assessore che è impegnato e bisogna ringraziarlo anche perché sta portando anche e vuole portare anche una ventata di gioventù, di spensieratezza anche, ma soprattutto di
di far conoscere quelle che sono le nostre bellezze. Io penso questo e parto da un dato di fatto e faccio ritorno indietro nel tempo di più di 2000 anni. Quando i primi coloni greci arrivarono dopo un lungo viaggio e si trovarono in quello che io amo definire, l'ho scritto più volte, l'Olimpo in orizzontale, cioè loro pensavano che c'era l'Olimpo, credevano nel Pantheon degli dei. E si trovarono di fronte un paradiso, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo, che noi abitiamo nel posto in cui è nata la cultura, in cui è nata la civiltà, in cui è nata la medicina, da Sibari a Crotone. Questo, e non deve essere visto nemmeno come arroganza, è la culla della civiltà occidentale. Come possiamo, non dico ritornare a quegli albori, ma farle esplodere questa bellezza, questa storia, queste minuzie che ci sono nei nostri territori. Come può fare la politica, come possono fare le istituzioni? Guarda, è un problema atavico, ossia, ed è anche da un certo punto di vista semplice. Il nostro problema è quello che non si è capito in passato, l'importanza del fare rete, ossia di unire le forze. Quello che invece in realtà hanno fatto da altre parti. Come sempre, ripeto molte volte. Noi elogiamo gli altri territori come Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e apprezziamo la loro capacità di arrivare all'obiettivo, ossia quindi di sapersi vendere. Ma come ci arrivano? Attraverso un grosso lavoro di rete, di analisi di quelli che sono i trend del mercato. E andare incontro quindi a quelle che sono le domande da parte del turista e quindi mettere in rete i servizi. E Io che noi dovremmo finalmente imparare a fare, perché non è soltanto una questione politica, ma è anche una questione di operatori turistici e politica insieme che vanno incontro a soddisfare questa richiesta. Assessore, io però voglio lanciare una provocazione, quello che magari è qualcosa che io, magari è un mio cruccio quasi. Mi sono reso conto, perché avendo fatto degli studi anche umanistici, artistici, che il turista è interessato fino a un certo punto alla chicca. Come dire, Rossano conserva il codice purpureo, che è un evangeliario dalla straordinaria importanza, dalla grande bellezza. Ed è un patrimonio per tutti noi, ma tante volte il Codex non è stata la ciliegina sulla torta, è stata la torta. Io faccio l'esempio di Rossano. Rossano ha dozzine di palazzi nobiliari, ha famiglie nobiliari che all'interno di questi palazzi c'è davvero tanta bellezza e sconosciuta. Perché non si possono aprire questi palazzi? Perché non si può aprire questa bellezza? Perché dico questo? Perché se facciamo un esempio e mettiamo su una bilancia, Corigliano e Rossano attira forse di più Corigliano perché ha il castello. Al turista piace, lasciatemelo passare, anche la Cianfrusaglia, cioè arrivare in un castello bellissimo, per carità, è un nostro patrimonio della nostra grande città, ma andare indietro nel tempo, vivere nel 600, andare nella Sala degli Specchi, vivere un'epoca che non avevano vissuto. Perché non allargare questo, come quello che fa il Museo Amarelli anche, allargarlo a tutta la città, cioè dire anche ai privati, voi avete bellezza, noi come istituzione vi veniamo incontro, creiamo un percorso della nobiltà che si può fare a Rossano. Perché non partire anche da questo?
Ecco, per riagganciarmi a quello che dicevi prima sul fatto che noi dai tempi della Magna Grecia, quindi siamo oltre alla culla della civiltà, un paradiso, l'Olimpo in orizzontale, tu lo definivi. Bene, credo che non sia soltanto, ecco, quello dei palazzi nobiliari, dell'apertura dei palazzi nobiliari deve essere un'ulteriore freccia al nostro arco, ma quello che effettivamente su cui noi dovremmo puntare, oltre alla cultura, gli elementi che ci contraddistinguono, tu parlavi del codice o del castello che attira tantissimo, ma è la parte naturalistica, perché effettivamente noi abbiamo 35 km di costa, è un patrimonio montano davvero ineguagliabile. Quindi piuttosto io direi va bene, ok, l'apertura dei palazzi L'Ape Pedroso, nobiliari e Gigante del Corso del mettere Pesco, il giganti del Colagnati. Pozzo del Pesco, c'è cioè 30 coste, non dimentichiamoci che nell'area urbana, nell'area di Corigliano c'è la riserva naturalistica di 30 coste che nei primi anni 2000 era stata candidata per essere riconosciuta come patrimonio naturalistico dell'UNESCO. Quindi ci sono tante di quelle bellezze, di quelle peculiarità che noi stessi non le conosciamo, e questo è il primo problema. Poi, ecco, partire da una consapevolezza di quelle che sono tutte le nostre risorse, le nostre ricchezze, e poterle portare a conoscenza del pubblico. Guardi, penso che sia anche importante una provocazione, dato che esiste l'autonomia scolastica, ci sia un'ora a settimana a partire dalle elementari di insegnare dai bambini da quando hanno 6 anni quello che è il nostro patrimonio. Perché quello che dicevo precedentemente con un collegamento con Michela Bastante, che io tante volte in passato parlavo anche con i miei amici e dicevo, guardate che a Rossano... Rossano è uno dei centri storici più grandi del meridione. Reggio Calabria, Cosenza, non ha un centro storico grande come quello di Rossano. Abbiamo il Codex, abbiamo la Chiropita, abbiamo le grotte. Ed è un peccato. Quindi, ma è importante anche, quello mi ricollego a quello che dicevo prima quando ti facevo anche dei complimenti, rendere il turismo 2.0. C'è un mondo che va avanti, esistono delle app, il comune, l'amministrazione comunale, voi come istituzione, per una digitalizzazione del turismo state facendo qualcosa? Esatto, questo è anche un tema fondamentale. Tra l'altro, vedendo le risorse stanziate nel Recovery Fund, permettimi una parentesi, purtroppo davvero Sì, irrisorie per quello questo purtroppo... che per quello che è davvero l'importanza, l'impatto strategico che è il turismo a livello nazionale. Solo 3 miliardi su 200 sono davvero bazzecole, è davvero Senza un'offesa parlare che al il mondo Sud sarà ancora una ancora. volta Ecco, preso per i fondelli. chiusa la parentesi, nel Recovery Fund, quindi per quanto riguarda la parte stanziata a supporto del turismo, sono previsti anche dei fondi a supporto della digitalizzazione, perché effettivamente bisogna andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze dei turisti. Quindi parliamo di realtà aumentata, realtà virtuale, mettere in rete, quindi rendere fruibile da un punto di vista digitale anche quello che è il patrimonio archivistico. Corigliano Rossano ha un patrimonio archivistico davvero immenso, e anche lì stiamo Sconosciuto. che è sconosciuto, tra l'altro. E ti dirò di più: c'è un per quanto riguarda gli archivi, svolgono un ruolo fondamentale per ciò che riguarda il turismo delle radici, E ne perché parlavamo prima, a proposito con Pino Sommario, di un master che inizierà quest'estate, quindi... Esatto, di cui il Comune fa parte, è partner di questo master sul turismo delle radici, perché questo è un'altra forma, è un altro segmento di questo mercato che finora non è stato per niente preso in considerazione, ossia ci sono tante persone che hanno origini nel nostro, hanno avi che provengono dal nostro territorio e che vanno alla ricerca.
continua di documenti per sapere dove è nato il nonno, il bisnonno, dove viveva, se ci sono ancora dei parenti. E questo è una fetta di mercato davvero importante che va sfruttata. Va bene, assessore, purtroppo il tempo stringe, ma sono sicuro che poi questo argomento a me sta molto al cuore, come credo forse ha capito sia lei che i nostri telespettatori. Quindi a me non resta che darvi appuntamento per un nuovo appuntamento parlando soprattutto di turismo e di come far conoscere le nostre bellezze. La speranza è che diventiamo quello che siamo, perché è Esatto. importante. E credere nel nostro potenziale. Soprattutto. La ringraziamo, assessore, e le auguriamo un ottimo weekend. Grazie, buona giornata e buon weekend a voi tutti. Torniamo in diretta e siamo alle battute finali. A me non resta che salutarvi. È stata una puntata molto interessante. Abbiamo parlato di turismo e abbiamo parlato di come questo territorio finalmente può spiccare il volo. Abbiamo avuto tanti ospiti. A me non resta quindi che darvi appuntamento a martedì prossimo con una nuova puntata del Caffè dell'Eco. Prima di salutarvi, però, vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio, sempre in diretta dall'Eco dello Ionio con l'Eco in diretta, nello studio a presentare il nostro direttore Marco Le Fosse. Dunque, vi saluto, vi auguro un ottimo fine settimana e rimanete aggiornati sempre insieme all'Eco dello Ionio per sapere tutto ciò che accade sia nella Sibaritide che sul Pollino. Buona serata.